Quanti test si fanno in preparazione di Le Mans? Ma ne facciamo tantissimi di test. Si parte già da gennaio fino ad arrivare a dicembre, praticamente non c'è quasi sosta, forse un paio di settimane nel periodo di Natale. È una continua evoluzione, anche l'anno scorso comunque è stata progettata l'R18 da zero, quest'anno riprogettata ancora di nuovo da zero l'R18 Ultra e la e-tron 4. Nel periodo invernale si va spesso in America, pure ad Abu Dhabi ultimamente, e poi nel periodo primavera estate inizia la stagione qui in Europa, poi si cerca sempre di stare sempre su quelle piste lì perché poi si hanno sempre più riferimenti. E come si svolge una simulazione di 30 ore? È un test molto duro, sia per la macchina, per i meccanici e anche per noi. Si girano 6 ore in più rispetto a una normale 24 ore, quindi sia le parti meccaniche che tutto il resto cerca di portarla all'esasperazione. Parecchie volte abbiamo dei problemi, quindi magari ci si deve fermare per sistemare o cambiare o sostituire l'inconveniente, ma anche lì si cerca di fare in modalità gara, magari 5-10 minuti al box, massimo mezz'ora se è un problema grosso, e poi subito si ricomincia di nuovo il test. Lo si cerca sempre di portare a termine qualsiasi cosa succeda. È un'ottima preparazione anche per noi a livello di guida, perché ci porta in ottica gara è praticamente uguale, sia come ritmo che come pressione, diciamo, perché comunque anche la squadra si aspetta una determinata prestazione. Fate prove di notte sul bagnato? Sì, sono due cose differenziate. O si fa il test sul bagnato, oppure appunto di notte con l'endurance test si gira normalmente senza luce artificiale, anche se il circuito lo dispone, come Abu Dhabi e tutto. Noi spegniamo tutto per riprodurre il più possibile le condizioni di Le Mans. Provate i pit stop e i cambi gomme. Tutto uguale, identico, come se fosse una gara. Come si prepara una macchina che si deve adattare a tre piloti diversi? Non è la macchina che si adatta ai piloti, sono i piloti che si devono adattare. No, è un po' complicato. Difatti si cerca sempre di trovare un buon mix tra i tre piloti, sia di guida sia di fisico, perché comunque visto anche l'abitacolo è stretto, bisogna fare il sedile, deve essere sempre uguale o comunque con degli inserti però ridotti, quindi sia fisicamente ma anche come stile di guida si cerca sempre di trovare il compromesso migliore possibile. E poi quando siamo nei weekend di gara bisogna trovare anche lì un compromesso per il setup, perché comunque anche le gare sono lunghissime e le condizioni di pista possono cambiare da un momento all'altro, quindi da inizio gara a fine gara il bilanciamento non è mai perfetto, solo in pochi punti della gara. È abbastanza complicato, cioè molto interessante, soprattutto anche da parte nostra, che impariamo ad adeguarci, ad andare dietro ai problemi della macchina e a risolverli. Come si definiscono le strategie di gara? Ma dipende dalla situazione. Ad esempio l'ultima gara a Spa, nel secondo stint, quando la pista si stava asciugando, che per due giri ero lì indeciso se mettere l'intermedio o le slick, e lì alla fine ho deciso io. Però in altre occasioni è l'ingegnere a decidere nell'arco della gara la strategia, perché comunque loro possono vedere, hanno tutti i programmi che fanno i calcoli, contare le strategie anche in base alla safety car. Noi in macchina non abbiamo il timer, non abbiamo niente, abbiamo solo l'lap time che ci serve come riferimento a noi per ogni giro, per tenere il ritmo costante, ma per il resto non possiamo fare grossi calcoli, quindi è tutto gestito dal muretto. A cosa serve un briefing tecnico? Un briefing tecnico è molto importante, cerchiamo di farlo il più possibile, sono sempre schedati dopo ogni sessione, prove libere, qualifica, gara o comunque durante i test. A fine giornata si fa sempre un briefing con ingegneri, motoristi, noi piloti, un po' tutti insieme. Il briefing è fondamentale per risolvere dal piccolo al grande problema che ognuno ha, per poi discutere, vedere che origine ha il problema, da dove nasce. Aiuta molto, soprattutto in un team così di grande dimensione come Audi Sport. Ecco, no, va bene, la rifacciamo.